Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Venerdì 22 novembre, nuova puntata di Good Morning Milano. Iniziamo quest'oggi parlando di arte, di fotografia, di sport, tantissime cose, tutte insieme perché è tornata a trovarci qui con noi in studio Mariana Quartuccio. Buongiorno Ciao, Mariana. ciao. Buongiorno Mariana, insieme a Giuseppe De Laurentiis. Buongiorno Ciao a tutti, Giuseppe, ciao. del Napoli Club Milano 2006. Sì. Allora, abbiamo detto, parliamo di fotografia, ovviamente se c'è Marianna non si può fare altro che parlare di fotografia, È d'obbligo. però insomma, sappiamo che Marianna arriva da una terra lontana ma che è molto legata al calcio, quindi stiamo parlando del mondo che ruota intorno al Napoli Calcio e infatti appunto Giuseppe De Laurentiis è un membro del club Napoli Club Milano 2006. Perché Marianna stiamo parlando di fotografia, calcio, Napoli insieme? Cosa ci sei venuta a raccontare? Allora, in vista di Milan-Napoli di domani c'è un progetto fotografico al quale sto lavorando, che non è solo una palla che rotola. Il progetto è iniziato appunto al Club Napoli 2006 con Bologna-Napoli del 4 febbraio 2017, quindi sono quasi 2 anni che mi sopportano e niente, quindi era un modo per raccontare Napoli da lontano. Da ben lontano, che però insomma dici sempre, ogni volta che vediamo queste foto del club sembra molto molto vicina a Napoli in realtà, Eh non è beh, così lontana, no, giusto? assolutamente, anzi, siamo molto vicini alla cosa bella del club, parlare un po' in dialetto, sentirsi proprio a casa, non è proprio la stessa cosa di un club tipico, noi siamo più una famiglia che un club ed è questa la cosa che ci ha spinto un po' di tempo fa, il 2006 appunto, e poi siamo cresciuti sempre di più, contentissimi. Questa è la famiglia, dov'è che avete casa? La nostra casa è su un pub molto rinomato qua a Milano, il Carlsberg Hall, che si trova in zona Navigli, anzi no, in zona Moscova, di fronte all'Italy fondamentalmente, e quindi molto centrale, ci arrivi dappertutto praticamente, è un po' difficile parcheggiare, però vabbè, ce la Ce la metto un facciamo. comoda. Bravo. Cosa significa essere tifosi napoletani a Milano e ritrovarsi appunto nel vostro club? Beh, allora, intanto ultimamente va un po' meglio, non proprio gli ultimissimi periodi, ma ultimamente va un po' meglio. All'inizio eravamo un po' le mascotte, tutti simpatizzavano per il Napoli, tanto il Napoli sta in Serie B, in Serie C, chi se ne frega del Napoli, tutti ci guardavano con simpatia. Poi siamo tornati in Serie A, ci siamo fatti Io rispettare. come primi ricordi che ho da bambino è Napoli Beh, calcio lo scudetto, da bambino quelli sono sei ricordi della Madonna, proprio, per dire alla nato lì, quindi. milanese, però quelli lì sono proprio i ricordi bellissimi, che purtroppo ora sono solo ricordi, però ora insomma ci facciamo ragione rispettare, anzi in qualche modo in questi anni abbiamo preso anche un po' il posto delle milanesi come antagonisti della Juve, quindi in qualche modo siamo anche un po' temuti, quindi ora quando mi vedono i milanisti mi dicono: ah, domani speriamo in un pareggio, cosa che anni fa mi dicevano: perdete di sicuro 5-0. Domani quegli altri sperano nel pareggio, Loro domani sì, dici, io no. ah, ovviamente, ovviamente. Anche perché insomma negli anni sempre di più comunque è Beh sì. diventato anche un derby di Milano, in un certo senso possiamo dirlo, cioè la comunità napoletana è Beh. praticamente pari se non più anche Forse è altre, no? la comunità più consistente che c'è a Milano. Vabbè, poi ci sono tantissimi pugliesi, però identificata forse siamo noi Identificato qui. anche per una squadra vera e Esatto, propria, bravo, insomma, quindi insomma bravo. è molto interessante che questo, noi poi stranamente siamo vicini allo stadio, no? E Quindi dai, quando c'è il derby, ad esempio, qui è non si muove vuoto, niente. si sente tutto, sembra stare nel deserto perché non si muove Ci niente. E credo. devo dire che anche quando c'è Milan-Napoli o Inter-Napoli è una di quelle situazioni in cui veramente non si muove una foglia se non Bravo. dentro lo E stadio, beh, lì si appunto, muovono e tante lì se ne muove come. foglie. Ma perché hai voluto raccontare questa storia? Perché, insomma, lo sappiamo, tu hai sempre una visione su persone, su situazioni, no? Sì, Ricordiamo. diciamo che non sono per lo still life, No, per no, niente, per niente. e Ricordiamo, neanche per i Mariana è paesaggi. famosa, ricordiamola per Milano vista lontano, che è stato il tuo più Sì, grande successo fino ad oggi. fino ad Ci oggi. vedremo adesso come. Adesso questo non lo Infatti. supplesserà. Però anche Milano Vista Downtown, che poteva sembrare, volendo poteva essere qualsiasi progetto di cartoline da Milano viste Downtown, non è mai stato quello. No, C'erano sempre assolutamente. persone protagoniste, la gente, la città. Assolutamente. E anche qui comunque la città, vabbè, è Napoli, non si vede ma c'è, C'è. e le persone si vedono e come. Assolutamente. In realtà il progetto è nato in modo molto casuale, nel senso che
Io prima di fotografare loro, anni e anni fa, lo frequentavo insomma, per andare a vedere la partita con gli amici tutto. Quindi quella domenica di Bologna-Napoli, che ricordo, il Napoli giocava alle 18. Mi trovavo in zona e visto che dovevo vedere un'amica. No, scusami, bugia. Il Napoli giocava alle 3. Io alle 18 dovevo beccare una mia amica, visto che mi trovavo in zona. Ho detto, vabbè, ma sai che faccio? E guarda la partita. Vado a farmi un salto lì. Preso birra. Birretta, insomma, come sempre, avevo la mia macchina fotografica e li ho iniziati a fotografare. Tant'è che giustamente mi hanno detto: ma questa pazza da dov'è che è venuta, da dov'è che è spuntata? E io poi sono tornata a casa, ho visto che gli scatti, insomma, erano carini e ho deciso di Li ha ritornare. visti, i scatti li possiamo vedere anche noi, li abbiamo anche, ce ne portate alcuni da Sì, vedere, sì. quasi, posso dire quasi d'anteprima praticamente, Ma sì, sì, questa è la mia preferita perché... perché di Juve, Napoli, Coulibaly al 90°, quindi Vedi, quella magari fa morire che di ogni foto sa il luogo, l'ora, le cose Sì, succedono, ti come se so. intanto riconosceva le linee, qua riconosce i momenti Se ti esatti delle dici la partita te partite. la dico, eh. E quindi Sì, in ma Kilian, realtà. andiamo pure, andiamo a vedere le foto, Kilian, prego, prego. E quindi in realtà da lì poi è nata. Io sono sempre della convinzione che per raccontare una cosa la devi conoscere bene, quindi in realtà ho iniziato a frequentare il pub da quasi 2 anni. Questo insomma è il riassunto di come mi sono avvicinata a loro. Giuseppe, com'è avere questo inserimento da 2 anni? No, è diventata la fotografa Qualcuno ufficiale del club, quindi Wow. assolutamente una di famiglia. Ci chiama, Beppe, vengo a vedere la partita, benissimo, un posto vicino a me, lì Bello. vicino, infatti sono quasi in tutte le fotografie, e questa non è una cosa buona per le fotografie sue, però a parte gli scherzi comunque siamo tutti contenti, anche perché poi vedi, si catturano veramente dei momenti particolari che poi ci ricordano questa qui, quella lì del gol di Coulibaly al 90°, è il top, È è il la mia top. Infatti io preferita. sono quasi irriconoscibile lì che Questa è urlo la mia, anzi, dal punto di vista disperato. tecnico, diciamo, questa foto magari non può essere un granché, però in realtà racconta tanto e quindi è quella la cosa, no, è quella il La tutto, particolarità, la no? particolarità. Magari le foto dal punto di vista tecnico potrebbero, cioè non sono perfettissime, però non era quello il mio. Cioè il mio obiettivo. Poi la cosa, diciamo, che mi sono concentrata su di loro è che non è che ci sono protagoniste. Quindi in realtà quando entri là, infatti all'inizio non mi salutavano nessuno, però poi man mano Ah, quindi è mi dovuto hanno. farti Sì, nel adottare. senso che è una cosa positiva, l'ho sempre ritenuta una cosa positiva, questa non era assolutamente una cosa. Quanti siete nel club all'incirca, Giuseppe? Ad oggi siamo una settantina di iscritti, poi intorno al club girano un sacco di persone, fondamentalmente ci sono tantissime persone che ci gravitano intorno, sanno che siamo lì, quindi la partita se la vogliono vedere lì, perché anche loro si sentono un po' a casa, fondamentalmente, pur non essendo iscritti, però fondamentalmente poi ci conosciamo tutti. Quindi va bene, tutti ben graditi e È benvenuti. bello soprattutto vedere appunto che c'è quella famosa parte buona, no, del calcio, del tifo, che spesso vedete. Quando si parla di tifo, quando parliamo di tifoseria, non so perché si parla sempre di cose negative. Sì, si Invece, parla sempre di morti, feriti, arrestati, finalmente qua ti stiamo dando DASPO. una bellissima storia di un gruppo di amici, più o meno amici, di gente che Assolutamente. si è incontrata per caso, Più come o nel meno caso casualmente, tuo, come no, perché assolutamente. appunto la fede del Napoli vi ha portato a incontrarvi. Come funziona? Come si fa se qualcuno vuole venire a vedere il partito, se vuole iscrivere al Allora, club, la come. prima cosa che dico sempre a tutti, conosceteci, guardate chi siamo, noi non siamo un club come tutti gli altri, gli altri club hanno come unico scopo quello di guardarsi la partita allo stadio, noi ci andiamo allo stadio, domani saremo presenti quasi tutti allo stadio, però ci sarà anche la nostra rappresentanza al club perché noi ci guardiamo la partita, il nostro obiettivo è quello di stare insieme, non è quello di, che ne so, di andare lì e far casino. Assolutamente, lì c'è il casino, dall'altra parte siamo noi, non ce ne frega proprio niente dove c'è casino. E niente, quindi se uno vuole contattarci, il sito, la prima cosa è napoliclubmilano.it, abbiamo profili su tutti i social, su Facebook, Napoli Club Milano 2006 se non ricordo male, su Instagram, comunque cercateci che ci trovate, perché siamo i più numerosi. Poi per l'amor di Dio ci sono anche tanti altri club che sono nati dalle nostre protuberanze, perché poi capita sempre che c'è qualcuno che non si trova.
bene con qualcun altro, o magari anche soltanto più vicino alla zona dove frequenti casa, tu. Dove bravissimo, quindi per l'amor di Dio, poi siamo tutti amici, perché poi se vogliamo siamo tutti uniti da un unico obiettivo, però noi siamo quelli lì che siamo andati un pochino prima, perché semplicemente siamo quelli che ci hanno creduto prima quando eravamo in Serie C, quindi wow. Da lontano. Bravissimo, bravissimo, siamo partiti un po' da lontano. Beh, è da dire, no, il paese che vai napoletano che trovi, assolutamente, perché davvero, sì. Assolutamente. E a Milano cosa hai trovato, appunto, questi ragazzi cosa hai trovato tu? Allora, in realtà ho ritrovato Napoli, ho ritrovato la quotidianità, perché spesso la quotidianità viene vista come banalità. Invece no, per me ho ritrovato proprio i gesti, infatti la cosa bella poi frequentando è che diversi di loro hanno, cioè c'è sempre il solito posto, c'è la... I riti. E i riti sono la cosa che mi hanno, cioè sempre per esempio c'è la telecronaca, che ne so, per esempio di Nando che la fa, oppure di Luigi che dice tipo... Sono ancora 0-0. Cioè, sono quelle cose che... Anche se stiamo vincendo 4-0, c'è l'urlo di uno dei nostri, Gigi, che saluto, stiamo ancora 0-0. Praticamente non ci dobbiamo deconcentrare, siamo ancora 0-0, siamo partiti da solo. Oppure c'è tipo, che ne so, Nando che ti fa la telecroa, però dice sempre la cosa al momento giusto. Quindi in realtà è una piccola comunità ed era quella la cosa che, se mi dici cosa trovi, ti dico la quotidianità. Come evolverà il progetto? Cosa allora, succederà? Il progetto in realtà già ha subito una... No, nel senso che ha subito una piccola evoluzione, perché ha raccontato anche il Club Napoli di Buenos Aires. Ah. E lì ti rendi proprio conto... Per esempio qui ti ritrovo... Un paragone che posso fare. Qua ho ritrovato la quotidianità. Lì invece proprio la volontà di esserlo. Tipo... banalità, ti gioca la partita del Napoli a mezzogiorno e mezza, significa che alle 7 devi stare sveglio per vederlo, e ognuno di loro se lo vedeva a casa. Oppure, che ne so, l'argentino che non ha parenti napoletani, tutto, che ti gioca con la maglia della Buitoni, che era quella della Serie B a calcetto, lì lo consideri vero tifoso, lì vedi proprio la volontà di esserlo. È diverso, e il progetto insomma si apre anche a raccontare un po'. Io capisco poco di calcio, come è stato detto Marianna anche fuori, lo sanno tutti quelli che ci seguono, però questa cosa appunto di una maglietta, questo esempio di una maglietta da Buitoni, sì, da sì, gentile sì, che gioca a calcetto, lo si trova davvero in pochissime altre squadre forse, sì. Cioè quella forse siamo tra i più Napoli identificati, è proprio un attaccamento diverso. Come mai? Cos'è? Perché siete napoletani? Perché siamo molto bistrattati. Questo, molti dicono che siamo piangina, forse un po' lo siamo, ma forse un po' perché lo sentiamo sulla nostra pelle, che comunque qualsiasi cosa, appena si parla di qualcosa di negativo, è come Napoli, è come, ma chi ha scritto niente? Voglio dire, cioè, come Napoli, una volta dato che non facciamo niente, lasciateci stare. Quindi siamo parecchio sotto i riflettori, qualsiasi cosa succede, stessa cosa, Milano e Napoli, a Napoli vale 100, a Milano vale 10, sarà che qui forse se la nascondono meglio, non lo so, cioè, troppe cose qua, forse fin troppo, però va bene, ok, però ci sentiamo parecchio anche un po' attaccati, quindi devi attaccarti a qualcosa che magari va bene in questo momento, il Napoli forse, vabbè, a parte proprio gli ultimissimi periodi, ma comunque se saltiamo, a parte gli ultimissimi periodi, insomma stiamo comunque andando bene, quindi molta forza su quella lì, una delle poche cose che vanno bene, diamoci dentro, perché almeno facciamo vedere anche la dobbiamo delle appunto, cose. Dicevi, no, penso che te Napoli viene usata un po' come esempio negativo in qualsiasi caso, anche se non c'è nulla. Assolutamente, soprattutto l'attaccamento verso il Napoli è un attaccamento invece simpatico anche da chi invece appunto magari invece di calcio ne segue poco, ti dice è una squadra a cui vuoi bene. Attaccamento alla città. Ma perché vedono comunque, secondo me, vedono la passione che ci mettiamo, e comunque è una passione genuina. Lascia stare poi gli esempi negativi, quelli ci sono, lo sappiamo anche noi che ci sono, e purtroppo dobbiamo dissociarci. Cioè, dobbiamo dissociarci
e va bene così. Però a parte quelli, forse potrebbe essere loro a dissociarsi da voi, che forse infatti io quando mi dicono meglio, quando mi dicono ti dissocio, non mi dissocio, ma non perché non c'è nulla da dire, perché non penso che rappresenti, non c'è un'associazione, diciamo, no, non c'è proprio, mi dissocio da una cosa se sono, però non penso che insomma vada dissociata, cioè io non mi, cioè capire questo, sì non essendo, io ti posso dire che no, non dissociarsi da me, assolutamente, no. Io ti dico che non usate il nome di Napoli in vano, non nominate il nome di Napoli. È la cosa che solitamente quando due si dicono, infatti questo l'ho utilizzato un po' nella presentazione del progetto, quando due dicono, si incontrano, dicono buongiorno a Napoli, due si incontrano, dicono forza Napoli, e l'altro quindi, sempre, è quello sempre, questa è la cosa, quindi questo un po' racchiude il legame che hai con la città, e poi è un legame che secondo me quando stai lontano si fortifica, come ho detto a Beppe, io prima non ero tifosa del Napoli, ah no. Sei diventato a Milano, sei diventato Milano, e ti dico anche la partita Milan-Napoli del 2009, che le abbiamo beccate alla fine. Però lì hai... lì ho iniziato ad avvicinarmi, poi ho frequentato per un po' il pub nel 2010, un annetto, però insomma non tantissimo, e poi mi sono riavvicinata con le foto. Foto che dove vedremo? Come vedremo? Come funziona adesso? Su Instagram, come... ci sono, che li seguo lì. Queste bellissime foto fisiche dove finiranno? Li mettiamo. Ah, finiscono, ok, di qua ci cambiamo questa realtà, benissimo. No, va bene, non c'è problema. E quindi no, ci prenderanno per pazzo le persone, perché le foto di Milano vista da tram, se volete venire, sono residenti qua a Milano News nello spazio co-working che abbiamo, quindi se volete venire a vedere, sono sempre qua, infatti si alzano, e quindi sempre. In realtà no, queste sono, le ho diciamo stampate perché un'anteprima della mostra c'è stata a Torre Annunziata a luglio con la presentazione di Napolitaners di Gianluca Vitiello di Torre Annunziata, e lì mi aveva chiesto se volevo fare l'anteprima. In realtà sono stata presa dalla cosa perché era Torre Annunziata la mia città, ho detto vabbè dai facciamole, quindi ho fatto un'estate. Due parole velocissime su Napolitaners, perché anche lì veramente è il paese che vai, napoletano che trovi, giusto? Napolitaners di Vitiello. In realtà adesso ci sarà la seconda edizione, ed è, allora, la prima ha raccontato i napoletani che vivono ovunque, quindi c'era il napoletano che ti viveva Tokyo, mi sembra, se non ricordo male, Tokyo, ovunque, mentre adesso la seconda versione sarà delle persone che hanno deciso di vivere a Napoli, perché e quindi lì ha individuato dei bei personaggi, delle belle cose, giusto per fare una parentesi, magari anche pubblica, c'è la mostra di Napolitaners all'aeroporto di Capodichino a Napoli fino all'11 dicembre. So che non era previsto, però mi sembra giusto. Costano un po' più voi, assolutamente, per Napoli, lo prendete, almeno vi mettete la mostra, la trovate a Milano. Vabbè, certo. Quindi si trova, e comunque è un progetto, sì, che ha raccontato e tutto. Allora, adesso siete già in prepartita, immagino, per domani. Abbastanza. Siete già in trassa. Tra l'altro sono due settimane che non ci gioca, quindi siamo proprio in fase di astinenza. Ma guarda, c'è una cosa. Io, cioè, ti dico che c'è sto fatto. Sì. Che quando là, io frequentando da 2 anni quasi il pub, quindi sono diventata una loro addetta. Io, cioè, quando il Napoli non gioca ho il problema. Oppure i miei amici sanno che quando il Napoli gioca io non ci sono. O se devo trovarti, so che sei lì, cioè spesso vedo, no, anche con Amazon, Pepe, lo sappia che proprio dai passo cosa, quindi sa che, cioè, spesso il Napoli detta là un po' l'agenda di tutti, è vero. Domani 18 Milan Napoli, tu vai per lo stadio domani? Guarda, io proprio non ci vado, ma è stata casuale, la cosa è stata casuale, perché vabbè, devo farmi un interventino, non sapevo quando, e quindi ho detto, non è che poi capita che faccio il biglietto e poi mi devo operare, e non l'ho fatto, poi non mi hanno ancora operato, vabbè, pazienza, me la vedo al club. Mariana, vai allo stadio? Vai? Assolutamente sì, domani vado allo stadio. Ah, bello stadio. Sì, perché vanno raccontati anche oltre il pub. Però possiamo dire che le emozioni che si vivono al pub non si vivono neanche allo stadio, è forse. Vero, confermo, perché vedi un'autenticità diversa,
quando ti dico, a me ha fatto, cioè, diciamo che io all'inizio nello scegliere il progetto, la cosa che appunto mi ha colpito di loro, che fondamentalmente sono invisibile, ma non in quanto Marianna, capito? Perché io l'ho detto, cioè c'era una foto dove erano tutti concentrati, io tipo l'ho postata e l'ho scritto, ho detto non è passata Belen, ma è il Napoli che gioca, cioè quando gioca il Napoli loro Può passare anche Belen, vabbè, la qualche sguardo magari parte, però. guardano dopo, però dopo ci sta che qua guardano lì, per Finché la palla non esce oltre la linea laterale, non No, si no, guarda neanche Belen, no. No, zero, cioè zero. neanche per quello. Allora, ricordiamo bene, Giuseppe, dove vi troviamo al pub? Carsbergo, zona Moscova, zona Corso Como per capirci, poi oppure su internet napoliclubmilano.it, vari profili Facebook, Instagram, ci trovate, siamo E dovunque. domani, se non avete biglietto per andare allo stadio, fate un salto al Magari ci pub avvisate e lo trovate. tramite i vari profili e vi teniamo un posto anche per Così voi. vi tengo un posto anche per voi. Mariana, dove possiamo seguire invece il progetto? Sulla mia pagina personale, sul profilo Instagram personale, no, non è ancora nata la Ok, pagina, non è ottimo. solo una palla che Tranquillo. rotola come mi l'avevo vista da un tram. E quindi in realtà adesso l'idea è quella un po' di allargare, quindi se tutto va bene a febbraio dovrei andare ad Istanbul e seguire il Napoli Club di Istanbul. Quindi adesso sono passata nella fase successiva, ovvero organizzarmi le ferie in base In a... base, quindi Sì. altro, se prima il Napoli dettava l'agenda, sono dette anche le ferie. Siamo a posto. Sì. Va bene, allora io vi ringrazio tantissimo, Marianna, Grazie grazie mille, Giuseppe, grazie mille anche a te. Ci si vede al pub, a te. Grazie a te. quindi Marianna Assolutamente. ti seguiamo invece sui social per seguire tutto il progetto Sì. bellissimo di Non è solo una palla che rotola. Grazie Grazie mille a a te. Marina Quattucci, Giuseppe De Laurentiis, grazie anche a tutti voi che ci avete seguito, buon weekend, noi ci rivediamo lunedì con una nuova puntata di Good Morning Milano, grazie mille, arrivederci, a presto.